del cibo tanto da essere definita una psicologa del gusto. Roberta Schira scrive sul Corriere della Sera, scrive recensioni per il Gambero Rosso, per l'Espresso, ha scritto libri, posso citare qualche titolo dei libri? Certo, Quindi vediamo. abbiamo Cucinoterapia, abbiamo il Buon tono a tavola, abbiamo Mangiato bene, abbiamo appunto il libro sulle frattaglie, Piazza Gourmand. Le voci di Petronilla, Amalia Poggiamoretti e Mantovana, poi ne parliamo, lo sapevate? Oh, meno male. Ma poi possiamo vederlo, farlo vedere Lo il libro, se si può. possiamo Poi togliere, scusami sì. se ti ho, però mi sembrava. No, 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 assolutamente, anzi. A non parlare della Anzi, Petronilla, avanti. potremmo iniziare anche dalla Petronilla a questo No, ma punto. finisci, mi piace anche parlare bene di me. Ha scritto Amore goloso nel 2005, in tempi non sospetti, quando ancora nessuno parlava di cibo ed Eros. Ha scritto il libro, posso dire, che ti ha iniziato a questo mondo, è il libro che hai realizzato con Sadler, quindi Sadler, Menù 4 stagioni. Nel 2009 Rivivere il gusto, pasta fresca ripiena, tecniche, ricette, storia di un'arte antica e ho dimenticato qualcosa? Ho No, va bene, bravissima, studiato, bravissima. ho studiato. Roberta Schira, devo dire, devo essere sincera, sono emozionata perché non è da tutti intervistare Basta, sennò si una fa troppo una penna sviolinata così, come, no, basta, no, una basta. penna come Roberta. E innanzitutto la ringrazio per essere venuta qua e per aver aderito al progetto Food Joy. Io credo nella Tutte. solidarietà femminile. Voi? Anche noi. Io ci credo. Ecco perché sono qua. Sì, e quindi ti rinnovo da parte mia che da parte di Elisabetta, sì, questo grande piacere. Da dove Va bene, dai, iniziare? iniziamo un pochino così capiscono anche magari chi vuole fare questo lavoro. C'è qualcuno che è Sì. mia amica già nei social, no? Come ho iniziato io, no? Perché la storia di una persona poi diventa sempre poi esemplare in qualche modo. E poi magari possiamo raccontare brevemente qual è il mio approccio nei confronti del cibo. Allora, non è che io, adesso mi dicono, beh, tu snobbi le ricette, non parli più di ricettare. Non è vero in realtà. È semplicemente un passaggio che ho superato. Ero una casalinga di provincia, sono cremasca, concittadina di Beppe Severmini, abbiamo fatto lo stesso liceo classico. Sono laureata in lettere, volevo in realtà fare la psicanalista, però mi piaceva tantissimo cucinare, poi ho avuto una figlia molto molto presto, insomma, e cucinavo a casa. Poi ho deciso, adesso voglio imparare a cucinare come si deve. Non guidavo, prendevo il mio pullman tutte le settimane per andare dall'unico che faceva scuola di cucina, allora parlo di quasi 20 anni fa, quindi immaginate, ecco perché da tempi non sospetti, quando ancora non. Anzi, parlare di cibo è considerato veramente cultura di serie B. Prendevo il mio pullman e andavo da Claudio Sadler, che allora aveva una stella Michelin, oggi ne ha due, ed è considerato uno degli chef più bravi, oggi parliamo di alta cucina. In realtà ancora nessuno faceva scuole di cucina. Nessuno faceva le scuole di cucina. Esatto, La tua si tranne chiama? Peccati Peccati di di gola. gola, che ha tanti siti in Italia, eccetera. Non ne faceva ancora nessuno. È stato veramente, confermi, uno dei primi. Ma soprattutto io ho voluto iniziare appunto conoscendo un tipo di cucina che non era quella domestica, nella quale già mi sentivo, essendo sposata a 18 anni, mi sentivo abbastanza preparata. Quindi quel tipo di cucina, e questo devo dire che è stato fondamentale per me, perché voglio raccontarvi questo. Perché oggi che ho la fortuna e il piacere di scrivere per il Corriere, per altri giornali, per il sito internazionale di cultura del cibo che si chiama, segnatevelo, fandininglovers.com, è considerato uno dei siti più belli al mondo di cultura del cibo. Si chiama, ve lo dico come si pronuncia, finedininglovers.com. Ed è il sito della Nestlé, però non si parla mai di acqua minerale, non si parla mai di prodotti, perché sono veramente talmente grandi e potenti che si parla veramente di quello che succede dal punto di vista alimentare nel mondo. Perché dico sono riuscita a fare questo? Perché secondo me avere queste basi è fondamentale. Cioè io so fare un raviolo. No, io so cucinare, l'ho fatto per la mia famiglia per tantissimi anni e sono molto orgogliosa di aver avuto queste basi manuali, perché spesso discuto con i miei colleghi e dicono no, non è necessario per scrivere libri ricettari, per scrivere libri di costume.
oppure per fare il critico gastronomico, non è affatto necessario saper cucinare. Io non sono d'accordo. Io credo che sia fondamentale, quindi ringrazierò sempre Claudio Stade, che considero il mio maestro, perché mi ha dato queste basi. Questo poi è andato a innescarsi su una mia grande passione, che è per le letterature, per i libri. Non per niente, vi dicevo, sono laureata in lettere con indirizzo psicologico, però comunque volevo fare quello. Quindi, passione per il libro, passione per il cibo, si sono uniti e hanno creato in questa sinergia la tua identità, la mia identità, la mia professione. Ci sono tantissime persone, appunto, che scrivono ricettari oppure fanno critica gastronomica, ma non hanno magari questo approccio dal punto di vista più che psicologico, diciamo comportamentali. Sono molto affascinata dai rituali intorno al cibo, cioè credo profondamente nel valore simbolico del cibo. Il pane non è solo pane, un cibo, un ingrediente non è solo calorie, non è numeri, non è prezzo, non è solo costo, non è solo grammatura, è molto, molto, molto. Questo è quello che io cerco di raccontare nei miei libri. Ho scritto anche un romanzo, forse l'unico che abbiamo dimenticato, di cui sono molto orgoglioso, un romanzo culinario che si chiama Piazza Gourmand per Ponte alle Grazie. Io quasi sempre ho lavorato con il gruppo GEMS, che è un grande gruppo indipendente e libero oggi in Italia. E questo romanzo è proprio un romanzo culinario che parla, che racconta diverse storie di protagonisti che mettono in evidenza il loro rapporto con il cibo, con l'atto dei rituali della tavola. Quindi ecco perché mi piace anche far capire che fare narrativa non è soltanto parte di cibo in modo matematico, no? O soltanto le ricette. Quindi benissimo le ricette. Sandra mi ha aperto una porta e mi ha dato una carta d'identità e mi ha subito dato un passaporto per questo grande mondo dell'alta ristorazione e della critica gastronomica. Poi ho iniziato a lavorare appunto per l'Espresso, adesso non scrivo più, per le guide, perché soffro. È stato utile, perché immaginate uno che vi dice racconta questo ristorante in 500 battute. È un grande esercizio. Raccontalo in 600 battute. Raccontalo in 1000 battute. Adesso devo farlo, magari per il Corriere. Però credo, ho talmente passione, talmente rispetto nei confronti del mestiere dello chef e del ristoratore che non posso pensare di dargli un voto così, oppure di raccontarlo in 500 battute. Mi sembra veramente irrispettoso. E quindi questo discorso delle guide, che oggi, scusate, lo dico francamente, anche sono molto amico di Fausto Arrighi, che è l'ex direttore della guida Michelin, sono amica di Vittorio, li conosco tutti, per me la guida in sé è morta. Perché, secondo te? Lo dico, lo ripeto, come è morto anche morte. Il ricettario tradizionale. Quindi, se qualcuno di voi ha un ricettario nel cassetto e sta cercando un editore, parliamone. Perché hanno deve fatto avere il suo un'idea tempo? Straordinaria. Perché c'è il web. Quindi il web ha democratizzato, e poi arriviamo a questo, perché l'ultimo libro parla di questo, è un po' anche contro TripAdvisor, non contro la libertà del commensale di dire la sua, assolutamente no. Evviva, perché tu, uomo della strada, tu non puoi dire la tua, dire io ho mangiato male, questo conto è troppo alto. È giusto, è un diritto, benissimo, evviva, però bisogna aiutare il lettore a capire come orientarsi. Cioè, chi ha un parere autorevole? Chi giudica i giudici? Quali sono i parametri? Ci sono dei parametri oggettivi per riconoscere quando un ristorante è positivo o non è positivo? È quello che cerco di raccontare nel mio ultimo libro. Vi dico con un po' di orgoglio che la mia agente letteraria ha venduto i diritti in Brasile, quindi ha mangiato bene. Sarà tradotto in portoghese, nel 2015 uscirà in Brasile. E questo è interessante anche, al di là, vabbè, la cosa che fa piacere a questi scrittori, no? Riuscire a diventare internazionale, è interessante capire come alcuni paesi, grandi paesi emergenti, sono molto attenti a cosa esce dall'altra parte. Io faccio un mea culpa, non sono così attenta che vado a vedere cosa esce di interessante dall'altra parte del mondo. Qualcosa che è stato definito, è stato recensito da quasi tutti i giornali nazionali importanti, dal Sole 24 Ore a Repubblica, ad altri, dicendo che è un libro rivoluzionario, perché è il primo che tenta di mettere delle regole, sì, e considera delle regole oggettive per riconoscere l'esperienza culinaria, quindi dire la propria al ristorante. Ripeto, non è una cosa solo per critici, assolutamente, è fatto per chi anche va una volta al mese a mangiare la pizza e si chiede, com'è questa pizza? Mi hanno imbrogliato? Come faccio a riconoscere che è buona? Quindi, Mangiato bene le 7 regole, è proprio un libro per la gente. La cosa molto interessante è che, tra l'altro, Roberta inserisce alla fine di questo libro una scheda, sì,
che può essere utile come guida, sì, per fare una serie di valutazioni e sono capire se appunto se la propria cena, il proprio pasto, il ristorante che si è scelto sono a quale livello sono, ecco, anche quindi... il panino sotto casa, sì, uno sotto casa, perché il panino per me poi è un piatto, non è una, un ripiego. Vabbè, torniamo, quindi le guide per un certo periodo, poi avevo già due o tre idee, sapevo che il mio sogno, che era quello di fare la scrittrice, a 13 anni il sogno diario c'era scritto quello, però il problema sapete qual è? Che a volte noi non crediamo ai nostri sogni, li mettiamo nel cassetto e diciamo non è possibile che io possa meritarmi o che possa ambire a fare esattamente quello che volevo a 13 anni, ma no, faccio la mamma e cerco di essere felice solo così, cosa che ho fatto. Faccio, scrivo le ricette, cerco di essere... In realtà però una voce dentro di me mi dice ma perché devi, non devi combattere per quello che vuoi fare veramente, che volevi fare? E ogni passo che facevo più avanti, ogni notte insonne, ogni giornata passata 10 ore al giorno magari a scrivere, a prendere appunti, a studiare, mi avvicinava a quel talento, disciplina, fortuna, sono i tre elementi fondamentali per riuscire ad avere successo. 30% di fortuna, 30, no, diciamo, 40% di talento e il resto di disciplina, perché se tu sei geniale, sei bravissimo, sai scrivere meravigliosamente, ma non hai carattere, non hai, tu viene sperperato e nulla. Questo dimostrato. E posso ricollegarmi a questo? Sì, certo. Per descrivere le 7 regole del tuo mangiato bene? Subito. Ah, abbiamo dimenticato anche il bon ton. Noi abbiamo detto. Ho scritto 10 libri comunque. No, l'abbiamo detto. Abbiamo detto. L'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Perché ci tengo a sottolineare quali sono queste 7 regole? Sì. Perché si parla di materia prima, si parla di tecnica e si parla di genialità, che sono appunto, secondo me, metaforicamente comparabili ai 3 elementi di cui hai parlato adesso. Sì, bravo. Oltre a questi 3 elementi si parla di atmosfera, si parla di equilibrio ed armonia. Aiutami Roberta. No, sei preparatissima, adesso le spieghiamo. Le spieghiamo che questa è la cosa che interessa anche lui. Sì, ecco, sì, stavo arrivando volevo a questo, fare una carrellata. Velocemente poi. L'amore goloso, cibo aereo, sono incontrato Alan Bai che mi ha detto, sai che un'idea fantastica, ti presento Luigi Spagnoli, il grande Luigi Spagnoli, editore. Quindi da lì ho cominciato, il libro è venduto molto bene, 20.000 copie. La cosa bella è che tutti i miei libri li trovate sul web e nella mia pagina Facebook sono ancora tutti in vendita, o se non li trovate si possono scaricare o sono tutti in vendita, quindi nessuno è uscito dal catalogo, anche il romanzo che è stato rieditato da Wanda Editoria. Perché ho scritto questo libro? Ho scritto questo libro perché, allora, incontro un collega e gli chiedo come hai mangiato in questo posto, magari un posto milanese, un posto a Roma, che bisognava recensire. Malissimo. Porzioni terrificanti. Cose irriconoscibili che mia nonna non saprebbe neanche come nominare. In cucina, tutto minimalista, si vedeva dall'esterno, sembrava di essere in una sala chirurgica. Veramente male, male, male. Stesso ristorante il giorno dopo, come hai mangiato in quel ristorante? Fantastico, una cosa meravigliosa, la vera avanguardia, ingredienti spettacolari, una perfezione delle forme, contenuto. Ho detto, come? E capita anche a me, che scrivo sul Corriere recensioni insieme agli Isentini, voi conoscete il critico mascherato che ha una recensione, che a volte non eravamo d'accordo sullo stesso tipo di ristorante. Allora ho detto, io, nel mio piccolo, voglio proporre quello che Camilla Bresani ha detto, cioè in base a 20 anni di esperienza, a quello che ho mangiato, che ho cucinato, a quello che ho imparato parlando con i cuochi, perché quello poi che si impara alla fine, ho imparato più parlando con uno chef, con un cuoco, o magari con un porchettaro in una sagra di paese, che 20 cene che ho fatto con i miei colleghi, con tutto il rispetto, perché si impara parlando, andando sul campo, andando, risparmiando... magari ad un 3 stelle e la sera dopo andare nella sagra di paese a mangiare la porchetta. Questo significa fare il critico gastronomico oggi e raccontare il cibo. E quindi ho detto, perché io non, nella mia esperienza non provo a scrivere una teorizzazione della critica gastronomica. Ma per fare questo devo partire da un presupposto, come tutte le tesi hanno appunto una tesi iniziale e poi che va dimostrata nel corso del libro 200 pagine. Qual è la mia tesi? Che il buono è oggettivo. Era una tesi molto coraggiosa,
è quello che ha convinto questo editore, Verus Editoria, questo grande editore brasiliano, a comprare il libro, perché ha capito che è una cosa veramente rivoluzionaria sostenere. Io sostengo che il bello e il buono siano assolutamente oggettivi. Se non altro all'80%. Faccio un esempio molto pratico, perché vedo che qualcuno di voi è un po' scettico, è il motivo per cui molte conferenze che faccio in giro per l'Italia trovo persone che mi dicono il tuo libro fantastico, ma non sono d'accordo sulla tesi dell'oggettività. Caspita, non sei d'accordo su niente, perché è questo il nucleo fondamentale. Beh, scrivo anche la recensione perfetta, questa è molto divertente, quella non perfetta, quella perfetta. Vado in un ristorante, ok? A casa mia sono abituata a cuocere la pasta, degli spaghettini meravigliosi, numero 8, mettiamo, a cuocerli 22 minuti, perché mia mamma lo faceva così. Non leggo nulla sulla pasta scotta, non so che la pasta cotta troppo è meno digeribile di quella, non so nulla, e continuo a fare questo. E secondo me la pasta va cotta 22 minuti. Compro, decido di fare la spesa, di investire dei gamberi meravigliosi di Sanremo e li cuocio 17 minuti, poi li sfumo con il vino in modo che assorbano bene, devo aspettare che poi si sfumi il vino, quindi li lascio nella padella ancora 7-8 minuti perché sennò la salsa è troppa cosa e poi dico questa è la mia pasta con i gamberi. Secondo voi questo palato può essere pagato per fare il mio lavoro? Vuol dire che c'è un modo solo di rispettare gli ingredienti. Ecco la regola oggettiva. Vuol dire che in qualsiasi parte del mondo io devo sostenere che la pasta va cotta 8 minuti, o 9, o 12, ma sicuramente al dente. Devo sostenere che un gambero va cotto un minimo indispensabile per non farlo diventare plastica. Devo sostenere che il riso va cucinato in un certo modo, che l'arrosto va tagliato per un certo verso. Quindi ci sono delle regole che sono assolutamente oggettive e che non si possono improvvisare. E queste valgono per l'80%, quindi ammetto che c'è un 20%, lo spiego in tante pagine nel libro, che c'è un 20% di cibo interiore, poi va bene, quel cibo interiore lì è quello che Ego, vi ricordate, il critico gastronomico di Ratatouille, dice questa è la Ratatouille della mia infanzia, quindi c'è un libro interiore, c'è un cibo interiore con il quale io devo fare i conti, e mi sta bene che ci sia questa parte. Ma un bravo critico gastronomico, un bravo giornalista deve cercare di abbassare il più possibile questa parte personale e aumentare il più possibile quella oggettiva. Questo è quello che cerco di fare io in coscienza. Per farvi capire questo libro, andare al ristorante è anche un atto economico. In questo libro c'è anche Andrea Petrini, chiamato il suo contributo. C'è Stefano Bonilli, conduttore che è morto, voi sapete, in agosto. Mi ha detto, sì, voglio scrivere qualcosa, perché nessuno ha mai scritto ancora niente sulla critica gastronomica da questo punto di vista. Ho scelto persone completamente diverse, da Oscar Farinetti, appunto Andrea Petrini, per avere per fare una specie di stato dell'arte sulla critica gastronomica oggi. È stato molto interessante questo lavoro. Ovviamente sarà tradotto in altre lingue, oltre che il brasiliano, il portoghese, verranno utilizzati altri punti di riferimento, altre persone che in quel paese faranno lo stato dell'arte della critica gastronomica. Quindi avete capito qual è il senso di questo libro? Cioè aiutare sia lo chef, perché questo è uno dei pochissimi libri, questa teoria che sta dalla parte sia di chi è fa ristoratore che dice perché devo essere giudicata da TripAdvisor, perché mi devo essere giudicata dalle stelle della Michelin se non mi dicono quali sono i criteri. Quindi aiuta sia il ristoratore, io ho fatto diverse conferenze in giro per l'Italia con Valentina Quattro che è responsabile di TripAdvisor, ne abbiamo fatti molti di incontri. Loro non sono critici, lo dico, però io mi firmo, se io scrivo una recensione sul Corriere, metto nome e cognome, e se scrivo delle cose sbagliate, cioè mi assumo la responsabilità, non posso fare una cosa anonima, capisci? Sì. Questa è una cosa importante. E dall'altra parte c'è la parte del commensale, cioè far capire al commensale come orientarsi. Poi può essere d'accordo sulle mie regole, non essere d'accordo, però io ho avuto il coraggio, se non altro, di fare una proposta su cui si può dibattere. Uno può dire, queste io non sono d'accordo sulle sue 7 regole, oppure sono d'accordo su 4, su 5, e propongo le mie. Questo significa creare una base per una teoria della critica gastronomica. Io sono molto orgogliosa di questo libro, perché mancava, io cerco di scrivere, può piacere o non piacere il mio stile, possono piacere i miei libri, cerco di scrivere sempre
qualcosa che in Butin Tutoriale non esiste. Non esisteva un libro sulle frattaglie di 350 pagine, questo premiato a Parigi, ancora il punto di riferimento, non esisteva un libro sulla cucinoterapia, cioè sul valore psicologico e psicanalitico dell'atto di manipolare il cibo. Non esisteva un libro sulla Petronilla, oggi poi il Corriere l'ha riscoperto. Petronilla è stata la terza donna medico in Italia, è stata una donna straordinaria ed è nata a Mantova. Voi sapete che io, l'unica volta nella mia vita in cui a una presentazione non si è presentato nessuno è quando ho presentato la Petronilla Mantova nel 2000, no, questo lo racconterò sempre. Cioè lo racconterò, nella vita di tutti gli scrittori c'è una volta in cui una presentazione va male. E l'unica volta che mi ho presentato con il Rotary di Mantova, una serata bellissima, con 80 persone, è andata benissimo. Ma questa presentazione organizzata da una libreria non c'era, due persone forse, nessuno. Quando ormai in tutta Italia sanno che Amalia Foggia Moretti, che è una donna straordinaria, perché è una donna, è stata l'anticipatrice di tutto il movimento femminista oggi in Italia. Ragazzi, non potete non sapere chi è Amalia Foggia Moretti, è una donna incredibile, che ha tenuto per 20 anni la rubrica sulla Domenica del Corriere, chiamandosi Petronilla. Nessuno si ricordava di lei. Quando ho proposto a Luigi Spagna, ma chi è questa Petronilla? E io sono felicissima, perché vedete, i libri non muoiono mai, perché poi sono usciti i documenti, adesso le vendite vanno benissimo, e io credo, cioè io ho una figlia ormai grande, però ragazze di 16 anni, 17 anni, degli istituti superiori, quando vado a fare le presentazioni, mi chiamano tutti, mi mandano tutti una mail dopo, mi scrivono su Facebook, perché capiscono che una donna come questa è veramente un modello, quando di modelli ne abbiamo veramente pochi. Raccontaci di questo modello, visto che ci hai... Abbiamo anticipato. Troppe cose da dire, sì, vedi? Sì, in poco tempo. Mia, poco tempo, beh, tu tagliami quando... Sì. Visto che siamo Il modello è un modello laico, di altruismo, di solidarietà. Pensate che lei è partita, lei ha preso una laurea in scienze naturali, poi si è laureata in medicina, quando nessuno pensava soltanto, lei è nata nel 1882 ed è morta nel 46, quindi siamo a cavallo del secolo, quindi la maggior parte delle donne non si muoveva neanche da sole, poi neanche per andare... E famiglia di farmacisti, la farmacia Santa Lucia, che io ho fatto praticamente 6 mesi della mia vita, è scritto insieme a Alessandra De Vizzi, che è una giornalista, questo libro, abbiamo fatto avanti e indietro da Milano a Mantova, perché sono venuta qua nel liceo Virgilio a prendere la sua pagella, era bravissima a scuola, sono venuta a vedere la farmacia Santa Lucia, in cui lei ha vissuto, è nata, era di suo padre, e quindi sono andata all'archivio storico a vedere chi era questa donna, poi nel 1901 è venuta a Milano, e lì aveva tutta una rete di amicizie femminili, ha conosciuto la Simonetta Ravizza, ha conosciuto quelle che sono state poi le iniziatrici del movimento femminista, ha curato gratuitamente decine di donne all'ambulatorio di Porta Genova, dimostrando veramente che cos'è la solidarietà, e tutte le donne che erano rimaste sole perché gli uomini erano andati in guerra, e quindi magari non avevano neanche il denaro per potersi curare i loro figli. E poi nel 20 anni, prima di morire nel 47, mi è stato proposto di tenere questa rubrica. Pensate, non si poteva firmare... con il proprio nome? No, sono due rubriche. Una come dottora Mal, proprio perché nessuno avrebbe mai... dei consigli medici scritti da una donna, e quindi si dirigono negli archivi del Corriere, che ha consegnato la sua ultima ricetta la settimana prima di morire, quindi è veramente una grandissima donna, quindi leggetelo, perché questo è un libro che ho scritto, è una biografia romanzata, quindi è tutto vero, ricostruito attraverso il memoriale del padre, la biblioteca qua vostra di Mantova, scritto a mano, quindi potete immaginare queste scritture di fino all'800, veramente complicate anche da leggere. Però questo ha creato con me un legame straordinario con la città di Mantova, ovviamente, questo è un altro motivo per cui sono qua, e quindi ho perdonato i mantovani che non sono venuti alla presentazione, perché poi dico, vabbè, i libri hanno una vita lunghissima, quindi... E quindi basta, è un libro che io farei leggere agli adolescenti che conosco, perché tra l'altro è anche avvincente. Perché lei inizia la cucinoterapia. Brava, inizia la cucinoterapia...
lei crede, per esempio, uno dei concetti fondamentali, vedi, dico soltanto questo che è esattamente tradotto dal morale del padre. Lei viene, prende il treno, si compra un cappellino, non era particolarmente vanitosa, però si rende conto che arrivando a Milano, una nuova vita, si compra questo cappellino. Tanto lei gli studi li ha fatti tutti con le borse di studio, quindi era bravissima, e è stata una studentessa modello. Arriva e sul compartimento ci sono dei problemi, quindi lei aveva preso la terza classe e il capotazione la sposta, ci sono dei problemi nel suo compartimento e la fa passare alla seconda classe. Ci sono delle altre donne, nessuno le rivolge la parola. Alla fine la guardano dall'alto in basso, perché le divisioni in classe erano molto molto rigide. Ripeto, questo è documentato dal padre, quindi non c'è niente di romanzato. E alla fine si chiede ciascuna di cosa si occupa. Le donne, immaginate, a cavallo del secolo facevano le maestre o le sarte o le cuoche, tendenzialmente. E lei risponde, sono medichessa. La signora di Cima risponde, morirai di fame. Questo però di capire, primo, una cosa fondamentale, che spesso le donne sono nemiche delle donne, primo, non sempre sono solidari. E secondo, per farvi capire come era radicata questa mentalità antifemminista per cui una donna non poteva assolutamente occuparsi di cose che non fossero appunto inerenti all'ambito domestico o d'altro. E uno dei concetti di cucinoterapia e fisioterapia è un libro diviso a capitoli dove cerco di spiegare, attraverso le mie conoscenze di tipo psicologico, perché fa così bene cucinare, perché tutti cuciniamo, che cos'ha di terapeutico. E lei diceva, per esempio, che è un concetto importante che riprendo anche in fisioterapia, che se ci sono dei problemi in casa, mangiare insieme e cucinare per la propria famiglia, cioè è un modo per tenerla unita. Adesso è uscito, mi sembra, dopo 2 anni, quando questo libro, una statistica che dice che le famiglie in cui si mangia insieme 2 volte alla settimana sono mediamente meno avvezze ai litigi. Sì, non ai litigi, ma anche rimangono proprio più unite, ci sono meno separazioni, proprio più unite, quindi meno allontanamenti dal nucleo familiare. Era quello che diceva esattamente lei, quello che diceva lei. A me è piaciuto tantissimo il passaggio in cui parli di cucina per se stessi, quindi l'atto del cucinare come un atto per voler bene alla propria intimità, al proprio io, alla propria storia e a se stessi, quindi, nel senso più ampio del termine. Quindi cucinare per recuperare un legame anche con la propria, con le donne della propria famiglia, con i gesti antichi di quelle che ci hanno tramandato, delle persone che ci hanno tramandato poi sapere, coscienza, uso delle materie prime, tradizioni. Sì, c'è un capitolo che siamo cucinare tra donne, cucinare insieme a un uomo, cucinare insieme o per gli anziani, cucinare per gli animali, cucinare per i bambini, cioè diverse. E questo di cucinare per se stessi sia una cosa. Tra l'altro adesso inizierà una serie di articoli per donna moderna, e mi ha chiesto proprio di riprendere questo concetto della cucinoterapia da fine settembre. È uno dei temi che io ho trattato proprio questo, cucinare per se stessi, perché chi è capitato anche a me, in certi periodi della mia vita, di stare da sola e di dire, vabbè, mangio una cosa in piedi davanti al frigorifero. Questa cosa veramente devo cercare di bloccare, perché lo sto facendo tutti, l'ho fatto anch'io, ma avere la forza di apparecchiare per sé, dal punto di vista psicologico, è estremamente importante. Dà una dignità importante al quotidiano e soprattutto genera una cosa fondamentale, che è aumenta l'autostima, che è la caratteristica, secondo gli psicanalisti, fondamentale di tutto il cucinare. Cioè cucinare in generale aumenta l'autostima, in generale, per se stessi, per gli altri, per i propri cari, quindi è molto importante farlo, quindi apparecchiare, mettere una candela, la nostra musica preferita, anche se faremo della pasta in bianco, con la pentola di acqua calda che noi abbiamo messo sul fuoco e che noi aspettiamo che bolla, perché è il momento di gettare la pasta, sarà estremamente terapeutico, perché noi stiamo veramente mettendo in atto un piccolo progetto solo per noi. Un'altra cosa che vi anticipo, che ci sarà in questo articolo, è questo: scegliamo le cose migliori, perché gli ospiti di riguardo siamo noi stessi.
Quindi non cadiamo nel trend di dire compro il prosciutto più scadente, compro questo perché tanto sono da sola. Mai fare questo. Questo è il primo esercizio per aumentare la nostra autostima e questo senso di dignità. Mi compro questa cosa, la migliore che c'è, perché sono io l'ospite di riguardo. Ci stai traghettando verso il bon ton. Ah sì. Il bon ton, ecco, ci darei a dire, il bon ton io non ho niente, non avevo nessuna intenzione di scrivere un bon ton tradizionale, lo vedrete, infatti c'è tutta una parte che si chiama lo sgalateo, tutto quello che invece bisogna fare per trasgredire le regole. La Sotis non mi riguarda, non mi guardo più in faccia, però non è perché, soprattutto questo libro riguarda il linguaggio del corpo a tavola, che è qualcosa di assolutamente nuovo, che nessuno aveva mai trattato. Poi, come l'amore goloso, ci vuol dire, è stato copiatissimo, anche se il libro è soltanto un anno, ed è molto interessante, perché appunto riprende la mia approccio, che è quello che in Italia hanno pochissimi, che è quello della psicologia nei confronti dei rituali. Quindi mi interessava capire come a tavola tu puoi riconoscere se quello è l'uomo che va bene per te. La stessa cosa per gli uomini, moltissimi uomini mi hanno scritto, l'uomo, io dopo aver scritto il tuo libro ho capito che la donna con cui uscivo a cena da 2 mesi non sarebbe mai stata la mia compagna di vita, perché e questa cosa non l'avevo capita se non imparando a leggere il suo linguaggio. Oppure ceni di lavoro, ogni cosa che si fa, si inizia un progetto, si inizia a parlare, si inizia anche rapporti di lavoro, rapporti professionali di un certo livello, si iniziano sempre a tavola. E quindi ecco perché è importante riuscire a capire dall'altra parte cosa ci sta dicendo il nostro commensale. Soprattutto una cosa che mi ha portato a scrivere il bon ton a tavola è vedere come imprenditori intellettuali trascurino di insegnare ai propri figli come mangiare. Allora ho fatto una cosa molto semplice, vi consiglio di farlo ad amici e parenti. Oggi tutti fotografano, fotografate. Allora, quindi ho fatto vedere, c'è una specie di posata da prestarmi. Qui? Ho fatto vedere la fotografia di un figlio 12enne a questo imprenditore. Io ho detto, tu stai risparmiando per mandarlo a Londra a studiare. Bene, bravo, complimenti. Ma sì, ma qualsiasi cosa. Fantastico. Faccio vedere una cosa. Questo era il piatto, non mangiava così. Quindi voi sapete che il livello culturale di una persona si dimostra dall'inclinazione che ha nei confronti del tavolo. Certo. Perché non ha niente a che vedere né col denaro, neanche col livello di cultura scolastica. Ci sono delle persone semplicissime che hanno fatto la terza media, però che hanno insegnato ai loro figli come si sta a tavola, come si rispetta il commensale. Quindi non ha niente a che vedere con il tenore di vita, ma proprio una forma di esempio che si riceve in casa. Se non ce l'hai, benissimo, allora non puoi far studiare tuo figlio a Londra perché vuoi farlo diventare famoso e potente imprenditore e poi davanti magari ai propri dipendenti mangia in questo modo. Aggiungerei per esempio, oppure prendendo, cioè si vedono rampoli, soprattutto oggi sempre meno, poi ci sono queste scuole di buona educazione a tavola che sono piene di iscrizioni da persone che capiscono che è fondamentale. Ma senza quello, io non dico se una persona non sa che con le uova non si usa il coltello, questo non lede la mia libertà, non ha importanza, non fa niente, uno può sapere o non saperlo, però uno che mi parla al cellulare a 2 centimetri di distanza, sbraitando o ridendo con la bocca aperta mentre mangia qualcosa, se permetti, questo mi dà abbastanza fastidio e lede la mia libertà. Quindi io preferisco che mio figlio queste cose non le faccia. E quindi credo che sia più importante questo e che magari non sa una data o il nome di una o di un evento storico. È molto più importante questo. Perché ricordatevi, a tavola ci si smaschera. Volontariamente o involontariamente. Pensate che attraverso gli studi che ho fatto sul linguaggio del corpo è dimostrato che anche io stessa, che avevo letto diversi testi, no, sul linguaggio prima di scrivere questo libro, quando sono a tavola, anche se mi impongo di ricordare quali sono i gesti fondamentali per dimostrare apertura nel confronto del mio commensale, dopo circa 12-13 minuti la mia mente si dimentica e il mio corpo prende il sopravvento. Quindi anche se tu conosci quali sono le regole per riconoscere il linguaggio del corpo, ce le dimentichiamo. È talmente potente la forza del corpo rispetto a quella del linguaggio che è veramente un peccato non saperlo riconoscere. Sappiate che la maggior parte anche dei contratti di lavoro
si giocano proprio a tavola, quindi secondo me quel capitoletto lì è importante. È abbastanza importante. Quindi torniamo al mondo dei ristoranti. Riaffrontiamo le sette regole. Abbiamo ancora tempo. Non si è addormentato nessuno. No, direi Le prime presentazioni che facevo, che non avevo questa parlantina, vedevo con terrore qualcuno che si addormentava, no? Così. Oppure c'erano signore un po' attempate che venivano perché magari poi c'era rinfresco così, e vedo che si appistolavano. Allora, da allora ho deciso di fare dei corsi di public speaking, cosa che ho fatto, che secondo me sono fondamentali, e da allora vedo che al limite qualcuno può essere non d'accordo con me, però non si annoia nessuno. Prego. Certo, assolutamente. Allora, sì. Per esempio, un uomo. Beh, io avevo fatto questo discorso, avevo postato questo su Facebook, avevo chiesto di dire le 5 cose che danno fastidio agli uomini e delle donne, e le 5 cose che danno fastidio alle donne e degli uomini. E abbiamo risposto tantissime persone. Una delle prime voci che era la risposta maschile era: odiamo le donne che sono a dieta. Cioè, se io ti invito a cena perché voglio conoscerti meglio e voglio farti assaggiare delle cose, non c'è bisogno che tu ti strafoghi, perché è un termine che ormai rende bene l'idea, però non puoi dirmi che sei a dieta, cioè la dieta la continui domani, lo fai. È una cosa che dà molto fastidio. O per le donne che sono piene di intolleranze, di allergie, perché ovviamente questa cosa, ma uno deve essere talmente brava che non lo deve far pesare, perlomeno non le prime 5 volte, 3 volte che uno esce, poi lo scoprirà con calma. Le donne non sopportano gli uomini che non abbiano attenzione solo per loro. Cioè, già la scelta del ristorante, per esempio, se un uomo decide di portarti a cena, ti porta al ristorante alla moda, vuol dire che non vorrà parlare con te, perché avrà molte distrazioni. E quindi è importantissimo questo. Per esempio, un uomo che parla tenendo le mani in questa posizione, che è la posizione dell'autorevolezza e della considerazione di sé, vuol dire che avrà sempre nei vostri atteggiamenti un approccio un po' paterno, e non di uguaglianza, per esempio. Se si vuole ottenere, questo poi lo sapete, se sapete qualcosa di pubblicità, è che se vuoi ottenere una risposta positiva devi chiedere qualcosa con la testa reclinata. Eh sì, non lo sapevate. La testa reclinata? Certo, così. Anche seri, in questo modo. Tutto poi ha un senso poi scientifico e antropologico, perché in realtà l'uomo primitivo, quando mostrava questa parte, è come se si dimostrasse vulnerabile, perché questa è una parte vulnerabile, e quindi tu è anche lo stesso animale, quando sì. È un comportamento animale che noi abbiamo. Esatto, però anche di sì, è una richiesta che quasi sempre, provate a fare l'esempio, la stessa domanda se la fate a capo era così, con la testa ferma e con la testa leggermente reclinata, otterranno risposta completamente diversa. E questo anche per esempio. E quindi è fondamentale poi, per esempio, seguire l'occhio della persona, cioè anche in una cena 4-5, voi sapete che chi sta parlando guarderà sempre la persona che tiene in maggior considerazione. Sempre. Questo succede anche tra parenti, tra familiari, questo è fondamentale. E invece se voi siete una cena a due, ci sono delle presenti degli uomini o delle donne, questo non è, non ha niente che vedere con sesso, che guardano continuamente la porta d'ingresso per vedere chi arriva. E questo è dimostrato che crea moltissima irritazione da parte dei commensali. Molto. Però non ce ne rendiamo conto che lo facciamo. E questo magari può anche appunto farci andare male un colloquio di lavoro o una pranzo di lavoro, perché non ci rendiamo conto che questa nostra distrazione viene colta dall'altra parte con una mancanza di attenzione, una mancanza di rispetto. Queste, ma poi ce ne sono mille modi diversi. Comunque ci riveliamo, ma comunque a tavola ci riveliamo, perché non possiamo controllarci se non. Ma secondo me non bisogna neanche controllarci, cioè è bello, no? Che uno debba essere se stesso, debba essere così, però io dico, usa queste tecniche, queste cose che sai, non per manipolare il tuo commensale, ma per aiutare a creare una comunicazione migliore. Cioè questo che deve servire, conoscere, no? Tu lo fai perché in questo modo sai anche capire cosa ti sta dicendo. Cioè tu esci dalla cena e dici, è pazzo di me, e magari questo invece ha fatto capire in mille modi che non gli interessi. Oppure il contrario, ecco cosa serve, il contrario.
Vabbè, ma ci sono solo tantissime di cose. Ecco, questo ci sono pochi uomini, però è dimostrato, per esempio, che quando lui accompagna a casa lei, se lei tira fuori le chiavi ancora prima di scendere, non è palese. Non è palese. Palese per lei che cosa? Ma lei lo chiede a 10 uomini, 8 uomini dicono le chiavi, ma mai fatto caso. Eh no, cioè io tiro fuori. Non prima, non scende, no. Ci sono delle donne, quasi tutte noi lo facciamo. Quando vogliamo scendere dalla macchina, velocemente, sappiamo che quest'uomo non ci piace, noi cerchiamo le chiavi di casa prima ancora che la macchina si fermi. Ma una cosa, ma l'ho scritto su diversi giornali, una cosa che odio un uomo quando lo odio, è una cosa insopportabile, e diffidate di un uomo che non vi versa da bere. Cioè, io un uomo invita a un posto, che sia la birreria sotto casa, che sia un ristorante, che sia mangiare il panino, e non mi versa da bere. Cioè, come potrà un uomo essere attento ai miei bisogni un domani se non riesce neanche a capire che io posso avere sete e mi versa da bere? È una cosa terribile, guardate che è una cosa molto importante. Non trascurate. E poi altri esempi. Basta, la prossima volta. Visto che è un lato, è un aspetto così divertente. Ma questo è fondamentale, no, sono cose vere, soprattutto, perché non c'è nessuno che mi dice, no, non succede veramente così. Non so, poi c'è quello, poi c'è tutta una casistica divertentissima, il Bontà è veramente uno dei libri più divertenti, più veri, perché poi parlo di tutto, poi il commensale, l'ospite perfetto, quello un po' psicotico, quello ossessivo, quello troppo materno, e quindi veramente prendo... Poi ci sono gli uomini, per esempio, che ci mettono 2 ore e mezza a ordinare e poi mangiano tutti in un secondo. Ecco, voi pensate soltanto questo, che c'è una grande affinità tra l'approccio nel confronto del cibo e nei confronti della sessualità. Non per niente, cibo e sesso sono i 2 jolly dello psicanalista. Cioè il rapporto che abbiamo con il cibo e con il sesso sono quei 2 fattori fondamentali che ci fanno capire un po' del... Quindi voi pensate, se riuscite a capire questo, in modo non adesso ossessivo, però che ci sono queste... Non so, voi uscireste con un uomo che mangia tutto in 2 secondi? No. Ok, ci siamo capite. Questo è, quindi no. È importantissimo vedere... Dipende se mangia tutto velocemente perché vuol fare qualcosa... No, io sto scherzando per rendere la cosa leggera, però ci sono degli studi seri su questo, che sono domani magari anche completamente da smentire, però che ci sia un'associazione. Ma perché? Vi dico solo questa, che è una cosa interessante, che poi è la base anche dell'amore goloso, no? Del primo libro, dove io traccio 10 categorie di uomini e 10 categorie di donne, e poi vi consiglio dei menu, c'è ancora anche sui... Cosa succede? Perché il cibo è collegato dal punto di vista psicanalitico? Per un motivo molto semplice, che è la prima esperienza di piacere che ha l'essere umano è attraverso la succhiare. Cioè? Succhiare. Succhiare il latte materno. Sia materno che quello attraverso artificiale. Quindi noi non potremo mai allontanare questi 2 ambiti. Perché il piacere che arriva dal cibo poi noi lo amplifichiamo e lo trasformiamo. Quindi questa è una legge psicanalitica, non è nessuno inventato niente. Quindi se questo piacere poi è legato a ricordi positivi, questo ci condizionerà per sempre, è legato a invece esperienze negative che ci creano ansia, questo sarà e si trasporterà anche negli altri ambiti. Quindi una volta che abbiamo capito questo, capiamo tutto. E capiamo che attraverso il cibo, attraverso il modo in cui mangia una persona, possiamo capire molte cose. Anche se, per esempio, io ho un figlio di 17 anni, mio figlio non mangia una cosa che preparo per lui, pur amandomi come cuoca, vuol dire che in quel momento non sta rifiutando quel piatto, mi sta dicendo qualcosa. Ecco, cosa serve leggere i miei libri? Cioè farti capire che c'è qualcosa d'altro, al di là appunto della ricettina, del piatto in sé. Se io sono separata, mi sono divorziata, quando il rapporto è cominciato a finire, io ho cominciato a non cucinare più per quell'uomo, perché ho cucinare delle cose fredde, già pronte, cose, perché io stavo dicendo, per me il mio cuore è freddo. Ecco perché è importante anche per noi capire se qualcuno a casa ci aspetta e come ci apparecchia, come sta preparandosi al nostro arrivo. Che cosa sta cucinando? Non è importante se uno è bravo o non è bravo, non è importante l'ostrica, cioè, non è importante, è importante tutto quello che c'è dietro. Tipo. Sì, prego. Quindi allaccio una prima È questo, è proprio questo, stavo dicendo questo, cioè per esempio uno dei valori, il valore simbolico del cibo consiste nel riuscire a leggere che cosa ci sta dicendo
la persona che lo manipola o la persona che ce lo propone. E voi direte, una cosa, vabbè, lo sappiamo tutti, ma non è vero, perché molto spesso noi mangiamo pensando ad altro. Oppure mangiamo non perché abbiamo fame. Tanto che questa statistica fatta dall'Università dell'Illinois dimostra che la parte occidentale del mondo, quella più fortunata, perché c'è qualcuno che non ha, su cui non si può fare questa statistica, mangiare per fame è al terzo posto, per esempio. Quindi vuol dire che il cibo è tutto tranne che materia pura, è tutto tranne che chimica in realtà, e lo dice una persona che fa il critico gastronomico, ha scritto un libro sul buono, però ho questa base psicologica, anche filosofica, che mi porta a dire, per me il cibo è tutt'altro. Per esempio, in uno degli articoli che farò è cucinare per gli adolescenti. E mi sono inventata questa cosa della pizza, basandomi su una statistica che dimostra che la pizza è la cosa che piace più ai giovani. Allora, immaginiamo di avere qualcosa da dire al nostro figlio adolescente, un adolescente che ne ha 17 anni. Se dico parliamo, mi dice, che palle, la solita romanzina. No, non ho tempo. Se invece gli dico, facciamo la pizza insieme, vieni aiuti a fare la pizza diventa una base comune. Diventa tabula rasa su cui lui può, mettendo avanti tutte le ciotoline con tutti i suoi ingredienti preferiti, lui può costruire e spiegarmi cosa c'è che non va, come se fosse una tavola, come se fosse una tela. Ecco che cucinare diventa qualcosa che è questa. Vi faccio un altro esempio, per esempio il cibo manipolato per un anziano, l'anziano è difficile dire, preferisco dire vecchio perché non mi piace l'anziano, una persona che è uscita dal mondo del lavoro, anche se oggi è difficile da definire, ma una persona che è colpita da depressione o che si sente inutile. Allora, lo porto un esempio, in cucinoterapia un esempio, questa nonna dice cosa faccio? Lo faccio più niente, non c'è bisogno di me. La figlia dice no, devi cucinare per i miei nipoti, perché anche se non ne aveva bisogno, ha fatto sì che lei fosse utile nella sua funzione di cucinare per i nipoti. Ecco, questa persona è uscita dalla depressione. Cioè, questo è un modo in cui il cibo, ancora una volta, non è più quello che ci dà le calorie per sopravvivere, ma è molto, molto di più. Cioè, questa forma di accudimento che io metto in atto nei confronti dell'altro, del figlio adolescente, nel fondo della persona anziana, di un bambino o del mio partner, diventa un modo per veicolare emozioni, sentimenti. Per esempio, quando mi chiedono se chiedo nel cibo afrodisiaco, hai dimostrato che non esiste, anche questo è cibo simbolico, no? Sì. Per rispondere alla domanda, non esiste un cibo scientificamente provato che sia afrodisiaco, esistono degli enzimi, delle sostanze che, assunti in quantità catastrofica per qualsiasi essere umano, possono. Invece esiste l'effetto placebo, cioè esiste quello, il valore simbolico che noi attribuiamo a quella. Se mi invita un uomo e mi fa pasta e fagioli, mi darà una cosa un po' working class, mi darà un messaggio che mi piace tantissimo, tra l'altro, però che mi darà un messaggio diverso da uno che mi invita facendomi risotto ai tagliolini, tartufo bianco d'Alba. Non sto dicendo che sia meglio uno e l'altro, ma mi sto dicendo qualcosa. Quindi quello che io cerco di fare nelle mie conferenze e nei miei libri è farvi capire che dietro il cibo c'è sempre qualcosa d'altro. Basta. Direi, no? Ma no, grazie a voi. Allora, prima di tutto io non dico mai quello che c'è, dico che un piatto non va bene, c'è nel mio libro Mangiato Bene la carta dei diritti del commensale. Se un piatto non va bene, mandatelo indietro. Se io scrivo un articolo che non va bene, me lo fanno riscrivere e non me lo pagano. Quindi perché io devo pagare un piatto che non va bene? Il trucco però è saper motivare il fatto che questo piatto non vada bene. E questo lo imparate, per esempio, leggendo questo libro, andando in giro, assaggiando molte cose. Perché il giudizio si basa sulla comparazione. Esempio, se devo scrivere un articolo sul cinema noir, dovrò vedermi almeno 100 film noir prima di poter dire la mia. E poi li metterò in comparazione, la stessa cosa a quella. Quindi io con i chef non ho mai litigato perché sanno che io so cucinare, quindi hanno stima di me. E quindi questo è fondamentale, andare, quando facciamo una critica, dimostrare che sei preparato. E che non dici questo non mi piace, punto. Non ti chiede perché, a me piace, vedete allora è soggettivo, no. Non è cucinato bene, non a me non piace questo piatto, perché questa salsa è troppo liquida, perché questa pasta non è cotta abbastanza, perché questo riso non è stato sfumato, si sente ancora acidità eccessiva del vino, perché questa carne non è stata tolta la
frigorifero in tempo, per cui è acquosa, perché questa panatura contiene del sale, quindi si stacca dalla carne, tutte queste cose che si imparano con l'esperienza. Gli chef sono disorientati perché si sentono sotto esame quando arriva un critico. A volte ci sono degli chef giovani, sanno che arrivo, che magari devo fare una cosa per il Corriere, e cucinano malissimo. Io non sono, come Vesentino, una che crede assolutamente all'anonimato. A volte vado in anonimato, a volte vado perché sono invitata. Credo, come dico prima, che bisogna essere fondamentalisti in quello. Io vado nei ristoranti e poi alla fine mi piace parlare con lo chef, perché se una cosa non va, non credo nella stroncatura. Lo dico, credo in una critica costruttiva. Cioè ti dico, questa cosa non va bene, secondo me cambiando questo puoi migliorare. Secondo me quello che dice anche Farinetti ed altri, è il vero modo onesto di fare questo lavoro. Chiudo con questo concetto molto importante: chi fa il mio lavoro deve utilizzare il suo potere, che è molto grande, non sugli altri, ma per fare qualcosa. Quindi potere non su, ma potere di. E questa è una cosa molto molto importante, che io dico sempre anche quando faccio degli incontri con le ragazze che hanno dei blog, o persone o giovani che vogliono iniziare questo lavoro. Cioè utilizzare il vostro potere, piccolo o grande che sia, per cambiare le cose, per far conoscere uno chef che merita, per far conoscere un produttore che lavora bene, un gelato che è buono, un coltivatore, un produttore di barbabietole bravo. Non usare il tuo potere per vendicarti di qualcosa, per avere privilegi. Questo è l'unico modo di fare onestamente questo lavoro. Okay. Grazie. Prego. Grazie. Allora, io ringrazio Roberta Schira per... questo interessantissimo intervento, e io la ringrazierei donandole due piccoli presenti. Per la presenza con lo sponsor che hanno aiutato a realizzare questo evento. Sì. Allora, il primo è la busta del consorzio. Appoggiamo qua. Il consorzio di e il secondo è il kitchen del centro casalinghi dal Toscano. La kitchen è un nuovo lancio proprio qui a Torino, la letteratura, sono dei kitchen italiani in cui voi trovate degli strumenti per realizzare quelli che sono i vari temi delle scatole. Italiano, tempo sostenibile e un po' vintage. Mi piace. Bene, grazie a voi. Mille, grazie a voi. Non so se qualcuno sa ancora che cibo sia ancora in serie B, per favore. Vi ho convertito. E poi se aveste la disavventura di leggere qualche mio libro, mi fa molto piacere ricevere commenti ecco. Via Facebook, quindi critiche costruttive, cose belle, idee, consigli, molto volentieri. L'ultima informazione di servizio, tutti i libri di Roberta Schira sono nella libreria del Tendone in piazza Sordello, la libreria del Festival. Grazie. Grazie di essere intervenuti. Grazie. Sì?